Buongiorno a tutti, io sono Mauro Meneguzzi, sindaco di Sause Dulz, in Alta Valle di Susa, parte del territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. Sause Dulz ha riscontrato ad oggi 13 positività, quasi tutte originariamente ospedalizzate, e un numero di circa 40 persone in quarantena obbligatoria. Di questi 13 positivi, ad oggi abbiamo ancora 3 cittadini che sono ospedalizzati e speriamo veramente che il trend continui a essere quello attuale. Una buona notizia è che tra tutti coloro che erano positivi, un soggetto di ben 93 anni è rientrato a casa guarito dopo 3 settimane di ospedale. Cosa abbiamo fatto? Sin dal mese di febbraio il Comune di Sause Dulz ha iniziato ad affiggere e distribuire l'informativa bilingue sulle good practice da mettersi in pratica a fronte di questa che era in allora l'ipotesi del coronavirus. È stato fatto bilingue in quanto, l'abbiamo fatto noi, in quanto il Ministero della Salute non aveva la versione in lingua inglese. È stato attivato dopo la prima positività il COP intercomunale, d'intesa anche con il Comune di Ulz. Da subito sono stati distribuiti messaggi informativi alla popolazione e a coloro che si trovavano sul nostro territorio dopo la data dell'11 marzo, sia su web che sui social, sia andando in giro in tutte le strade con un mezzo della Polizia Municipale, con altoparlante invitando tutte le persone a restare a casa. È stato immediatamente attivato il servizio di spesa e farmaci consegnati a domicilio, non solo per coloro che fossero quarantenati, ma per tutti. Abbiamo attivato il servizio di dog sitter per coloro che fossero quarantenati, è stato attivato il sistema di raccolta dei rifiuti direttamente per coloro che fossero in quarantena, di modo che i loro rifiuti venissero gestiti correttamente. Abbiamo attivato un servizio di psicologo online, è stato attivato un servizio di palestra, quindi di fitness online, sono state lavate e sanificate tutte le strade del paese e delle frazioni. Una cosa molto importante, siamo riusciti a dare il via a una produzione di mascherine già oltre 3 settimane fa grazie a una ditta locale e l'abbiamo distribuita gratuitamente e contestualmente ho emanato un'ordinanza 3 settimane fa imponendo l'uso delle mascherine ogni qualvolta si esca da casa, nonché richiedendo che tutti coloro che si trovassero in paese non essendo residenti si autodichiarassero al fine di poter avere una situazione di quante persone c'erano in paese. Abbiamo coinvolto i media, li abbiamo coinvolti per chiedere una grande attenzione affinché nessuno entrasse nel nostro territorio comunale dopo tutti gli sforzi che avevamo fatto, solo coloro che avessero le giuste motivazioni. In questo devo ringraziare la stazione Carabinieri di Ulzio, la Polizia Locale e le Forze di Polizia che veramente hanno svolto un lavoro eccezionale. In ultimo, per Pasqua abbiamo fatto una distribuzione di uova di Pasqua per tutti i bimbi delle scuole elementari e gli abbiamo già comunicato che a emergenza terminata l'amministrazione comunale li porterà tutti in gita. Grazie ancora al personale dei nostri comuni, polizia locale, volontari, medici di base e al nostro grande ospedale di Susa.